Buongiorno a tutti, ci troviamo anche quest'oggi per una conferenza stampa, quest'oggi sulla sanità, una conferenza che sarà divisa in due parti. Una prima in cui verrà presentato il nuovo direttore della salute e welfare della Regione Umbria, Massimo Braganti, insieme alla Presidente Donatella Tesei e all'Assessore Coletto. Poi cambieranno un po' i protagonisti per la seconda parte della conferenza, nella quale invece si parlerà, si farà il punto settimanale sull'andamento del virus. Siccome gli argomenti, come sempre, sono tanti, non rubo altro tempo e passo subito la parola alla Presidente. Prego, Presidente. Scusi, direttore, grazie. Faccio parlare. Grazie. Abbiamo ritenuto giusto già da oggi, da stamattina, unire alla conferenza stampa consueta della sanità sull'andamento della campagna vaccinale, su tutto ciò che è di interesse prettamente sanitario per la nostra regione, fare con la stampa, con voi, la presentazione del nuovo direttore Massimo Braganti. La scelta dopo naturalmente il pensionamento del dottor Dario Claudio, che ringrazio ancora una volta per l'attività svolta insieme a noi nella nostra regione, è stata una scelta che naturalmente abbiamo maturato dopo un'attenta disamina naturalmente di tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione di interesse e del lavoro svolto dalla nostra commissione. Il dottor Braganti è una persona cioè già nota nella nostra regione, avendo svolto l'incarico di commissario e quindi conoscendo la nostra realtà territoriale e della sanità umbra. Persona che ha un'esperienza professionale assolutamente di livello. E credo che potrà essere veramente di grande aiuto in questo percorso che dovremo intraprendere, che speriamo piano piano esca dalla fase emergenziale per cominciare a ragionare, cosa che stiamo già facendo, evidentemente per il ritorno non solo a una normalità nell'ambito sanitario, ma a tutto un percorso che di qui ai prossimi mesi dovremmo portare avanti insieme, che riguarda tutte le nostre strutture sanitarie, che riguarda il nuovo piano sanitario regionale e tutto ciò che deve riportare la sanità dell'Umbria ad essere una sanità veramente in grado di soddisfare tutte le esigenze della nostra comunità e di tornare ad essere attrattiva anche per chi viene da fuori. Quindi io faccio tutti gli auguri oggi di buon lavoro al dottor Braganti. Già stamattina siamo stati operativi con incontri che abbiamo fatto a vari livelli con i direttori e il resto della struttura sanitaria. Il suo lavoro continuerà anche oggi pomeriggio e di qui a brevissimo, come lui stesso ci dirà, prenderà le funzioni al completo. Grazie, mi fermo qua. Passo la parola all'assessore Coletto che è qui vicino a me. Grazie Presidente, c'è poco da aggiungere, onor del vero. Oggi ripartiremo, non ci siamo mai fermati, onor del vero, con la sanità, ma ripartiremo con il dottor Braganti per vedere le prime urgenze, diciamo, da sistemare, che sono le riaperture, come accennava la Presidente, le liste d'attesa, gli screening, le solite cose che si fanno una volta finita, come dire, quella che è l'emergenza vera e propria, quella che è la rincorsa a aprire terapie intensive nottetempo, piuttosto che reparti Covid. La curva sembra essersi calmata, diciamo, no? È in netta discesa, la stiamo monitorando attentamente perché l'attenzione c'è sempre, col Covid non si può scherzare. E l'abbiamo capito bene, l'ha capito a livello governativo, le regioni che sono il front office, che sono l'ambito operativo, lo sanno meglio di tutti, per cui siamo sempre pronti ad intervenire. L'auspicio è che non serva. Comunque prenderemo in mano tutte quante le varie situazioni e vedremo di gestirle il più rapidamente possibile, perché questo intervallo, chiamiamolo così, legato al Covid è stato particolarmente oneroso. È costato tanto lavoro, ma quello sarebbe il meno. Purtroppo è costato anche tante vite, nonostante l'Umbria non sia, diciamo, fra quelle prime in classifica per quanto riguarda i decessi. Ma comunque sono sempre troppi. Quello che è stato
come dire, un conto pagato dagli Umbri per quanto riguarda il Covid. Cercheremo di guardare oltre, anzi guarderemo sicuramente oltre, guarderemo la programmazione, guarderemo quello che è un vestito fatto su misura, che dovrà essere fatto su misura per quanto riguarda la pianificazione del piano sociosanitario che è già in itinere. Cercheremo di chiuderlo velocemente in maniera tale da ridare linfa vitale a una sanità che ha bisogno di diventare attrattiva, che ha bisogno di fare mobilità, che ha bisogno di rientrare nelle classifiche delle migliori sanità a livello nazionale, anche se non è mai stata scadente, questo va sottolineato. Ma un conto è essere una buona sanità, un conto è essere fra le prime sanità, e noi vorremmo essere fra le prime. Dottor Braganti. Sì, al dottor Braganti. Prego. Gli obiettivi, voglio dire. Grazie, voglio ringraziare pubblicamente sia la Presidente Tesei che l'Assessore Coletto per la fiducia. È una bella sfida, nel senso che ho lasciato praticamente un anno e qualche mese fa questo territorio. La parentesi friulana ritengo mi abbia arricchito ulteriormente da un punto di vista professionale e penso di poter ulteriormente contribuire con quell'obiettivo che diceva l'assessore, cioè di non solo renderla attrattiva. Nel primo periodo che sono stato da queste parti, una delle domande alle quali volevo cercare di dare risposta è: quando un professionista doveva venire in uno dei nostri presidi, perché doveva scegliere questo presidio? Ecco, mi rifaccio nuovamente questa domanda, e l'obiettivo nostro è di renderlo il più possibile attrattivo per riportare non solo professionisti, ma per permettere ai cittadini a questo punto di poter rimanere in questa regione, evitando possibili viaggi o fughe al di fuori. In questa maniera potremo ulteriormente arricchire quello che è il nostro sistema sanitario. Insisto, è una sfida che colgo volentieri, ritengo che da un punto di vista di strutture, di professionisti, ne abbiamo tutte le possibilità, spero di essere il più possibile utile per non rilanciare, per riuscire non solo a mantenere agli ottimi livelli, ma a questo punto contenderci fra i primi posti a livello nazionale. Ringrazio di nuovo e avrei terminato. Grazie dottor Braganti, riprendo un secondo la parola, perché prima di passare alla seconda parte della conferenza, come vi dicevo prima, con il cambio di alcuni attori, se c'è qualche domanda, qualche curiosità legata all'argomento che abbiamo fin qui affrontato, se qualche collega vuole fare qualche domanda, se apriamo, sì, un secondo solo che faccio aprire i microfoni, così se sì, qualcuno... Max, posso? Sono Maurizio Troccoli, Umbria 24, posso? Prego Maurizio, certo che puoi, vai. Intanto ben ritornato dottore, e in bocca al lupo per il lavoro. La sua prima fotografia di questa sanità umbra, quello che va benissimo e quello che c'è invece da aggiustare subito. Ma diciamo, più che aggiustare subito, e sulla scia delle criticità che abbiamo avuto non solo qui in Umbria ma a livello nazionale, la difficoltà che c'è stata da parte di tutti quanti i presidi è stata quella di poter garantire servizi ai cittadini, la capacità di poter convertire posti letto sia intensivi che di malattie infettive, potendoli conciliare con quelle che sono l'offerta, quella ordinaria. Questa è una delle difficoltà che ritengo sia venuta fuori spesso, ma qui non solo, come anche dalle altre parti, e riuscire a far ripartire il tutto, questa è l'effettiva scommessa. In una situazione in cui purtroppo questo fatto delle varianti che stanno venendo di volta in volta fuori hanno allentato in qualche situazione l'attenzione, ricreando di nuovo il problema. Da questo punto di vista, ripeto, l'invito è comunque di mantenere attenzione a questo fatto da parte di tutta parte della cittadinanza e da parte della sanità, riuscire a poter garantire questo tipo di servizio. Grazie. Sono grazie Marchetti te, della CGR RAE, buongiorno. Prego, buongiorno. Prego Simona. Allora, il Covid sembra destinato a non finire, a non esaurirsi in maniera, come dire, spontanea, come tutti speravamo. Si sta parlando di una patologia che potrebbe rimanere endemica.
Quindi la questione è la convivenza del Covid con la sanità ordinaria, che già adesso è stata, come dire, piuttosto complessa. Avete già pensato o comunque avete valutato se ci sono delle possibilità di far convivere queste due, come dire, situazioni? Perché in questo momento il Covid ha, dire, cannibalizzato quasi tutto il resto delle prestazioni. Ma in futuro, se dovesse rimanere, come pensate di muovervi? Direttore, viene subito indirizzato sulle Ma scelte tecniche. Prego. diciamo che purtroppo questo fatto del Covid ha evidenziato tutta una serie di problematiche che nella sanità nascono da tanti anni fa. Abbiamo dovuto, in conseguenza di questo Covid, prevedere e ritarare tutta una serie di offerta di servizi e ci dovremo organizzare in questo momento, stiamo parlando di Covid, ma potenzialmente potremo avere a che fare nei prossimi anni con qualcosa che magari non è Covid. Indietro di tanti anni si parlava di SARS a un certo punto, cioè bene o male noi dovremmo in qualche modo pianificare i nostri sistemi da poter renderli elastici e flessibili per far fronte a quelle necessità che potenzialmente potrebbero venire fuori. In questo momento, anche nell'incontro di questa mattina, ci stavamo confrontando proprio su una serie di iniziative che possono permettere di garantire la coesistenza della, diciamo, vita normale con il pericolo di questo Covid. Grazie direttore, grazie Grazie. Simona. Anch'io volevo fare una domanda, se possibile. Prego Erika, Sì, Erika Pontini della buongiorno. Nazione, prego Erika. Non so se dopo c'è l'assessore, quindi due cose. La prima è il piano di riconversione degli ospedali per trasformare Bianchi. Assessore, si ricorda, gliel'avevo chiesto all'ultima conferenza per capire, perché mi dicono che deve essere una programmazione a livello regionale. Poi non lasci scoperti le degenze Covid, quindi se mi può spiegare. E la seconda cosa, ve la chiedo subito, il fascicolo elettronico, che credo diventi fondamentale anche in questo momento, in vista anche di un possibile pass sanitario per il Covid, però già avere il fascicolo elettronico sarebbe Io importante. Grazie. mi sono collegato, dottore. Paolo, Allora, per quanto riguarda le riconversioni, sono già in itinere, stiamo raccogliendo quelli che sono i primi dati dal territorio, quindi dagli ospedali, stiamo predisponendo la delibera. Adesso il dottor Braganti lavorerà anche su questa situazione, che è importante perché riconvertire gli ospedali significa ripartire finalmente con quella che è l'attività naturale della gestione degli oncologici, piuttosto che delle cronicità, piuttosto che tutte quante le situazioni legate alla liberazione di quelli che sono reparti Covid, che diventeranno normali reparti di medicina, piuttosto che pneumologia, piuttosto che altre situazioni, recuperando anche quelle che sono liste d'attesa, inevitabilmente. Per quanto Scusi, riguarda le assessore, fasce. ce l'ha un numero? Cioè, nel senso, volete scendere? C'era un numero del piano di salvaguardia che definiva i posti Covid sia in terapia intensiva sia in degenza, o una percentuale di quanto intendete scendere per poter liberare Bianchi, insomma, reparti di. Allora, le terapie intensive non dipende da me, ma dipende dalla patologia Covid, sono già sotto il 30%, quindi siamo già sotto soglia emergenziale. Questo è un segnale importante, diciamo che è l'unico segnale vero, oltre che agli infetti che arrivano ogni giorno, che ci dà la possibilità, che ci dice attenzione, puoi riprendere un'attività quasi normale. Dico quasi normale perché la curva non si è spenta totalmente, cioè non è in discesa rapidissima, e questo lo sappiamo tutti. È legata alla questione delle varianti, della variante inglese, che è particolarmente infettiva, piuttosto che di quella brasiliana, che, fra virgolette, come si suol dire, riesce a bucare senza effetti letali anche i vaccinati. Ciò detto, la liberalizzazione di questi posti letto, la riconversione di questi posti letto, per ora, per quanto mi riguarda, arriverà al 50%, ma dovremmo verificare, erano circa 500 posti letto che erano stati riconvertiti al Covid. Dovremmo verificare con gli epidemiologi, con il comitato epidemiologico, la situazione, fare una fotografia reale, monitorarla e di conseguenza in due delibere riportarla
alla normalità. Riportarla totalmente alla normalità credo che sia un passo troppo lungo. Va monitorato, faremo anche due delibere, una consecutiva all'altra, dipende dalle situazioni. L'importante è ripartire con le liste d'attesa, l'importante è ripartire con le sale operatorie, e questo ce lo dice apertis verbis la situazione delle terapie intensive, dove siamo scesi sotto la soglia fatidica del 30%. Quindi sono dati che ci dicono potete partire, oppure contrariamente ci dicono attenzione, non sei ancora fuori pericolo. Le cose sono scelte che vanno fatte con attenzione, con granus avis, perché diversamente si metterebbe a rischio una situazione che siamo stati i primi ad affrontarla, questo non vorrei mai dimenticarlo, siamo stati i primi ad avere il sospetto quando la curva epidemica saliva in maniera esponenziale, a far sequenziare immediatamente l'Istituto Superiore di Sanità i vari tamponi che arrivavano, e da lì abbiamo capito che eravamo stati i primi a isolare le due varianti. Questo è un dato certo, questo è un dato scientifico al quale abbiamo fatto fronte da soli e per primi. Che non è poco, vorrei dire. Una situazione e una regione piccola come l'Umbria è riuscita ad aver ragione, nonostante tutto, con le proprie forze, a una curva che saliva in maniera esponenziale. Avevamo già sistemato alcuni parametri fondamentali, e uno per tutti è quello delle terapie intensive, che erano solo 69. Quando è arrivata questa infezione, queste due varianti, eravamo già arrivati a 141, quindi le avevamo sostanzialmente più che raddoppiate le terapie intensive, è anche per questo che siamo riusciti a far fronte. Successivamente abbiamo anche adottato i quattro moduli, cioè le 44 terapie intensive nuove fatte sui prefabbricati che sono arrivate per mezzo del dottor Arcuri, che hanno ulteriormente potenziato le nostre terapie intensive. Quindi ad oggi possiamo dire, senza timore di smentita, che l'Umbria si è rafforzata in maniera molto importante rispetto a questo tipo di pandemia. Il fascicolo elettronico è in itinere, naturalmente, e ci auguriamo al più presto di poterlo mettere in campo. È stato curato sino adesso e caricato dai medici di medicina generale, sicuramente sì, potrà essere utile per quello che è il pass, ma ricordiamoci sempre che nella disponibilità per la gestione del pass c'è l'NSIS, che è un sistema che collega direttamente la regione con il Ministero della Sanità e con il Ministero dell'Economia e Finanza, che è diretto, chiaro e facilmente gestibile e controllabile per quanto riguarda il passaggio dei dati. Grazie Assessore, vi ricordo che nella seconda parte l'Assessore rimarrà nella conferenza stampa, per cui se avete altre curiosità che sono legate a lui potete esprimerle anche successivamente. Adesso la parola invece la passo a Alessandro Antonini del Corriere dell'Umbria, che mi ha chiesto di parlare. Prego Alessandro. Buongiorno a tutti, velocissimo. Tra gli obiettivi elencati dall'assessore Coletto non ho più sentito l'obiettivo dell'integrazione tra aziende sanitarie e ospedaliere e l'eliminazione dei duplicati delle varie specialità che permangono. Resta uno degli obiettivi, l'obiettivo principale, anche dopo i pronunciamenti dei vari organi istituzionali? Allora, non è un obiettivo da mettere da parte, anzi è uno dei principali obiettivi, perché fa parte sempre di quella che è la pianificazione, l'ho accennato poc'anzi, ovviamente ricompresa nel piano sociosanitario. All'interno ci sono anche la gestione delle varie convenzioni, dei doppioni, dei triploni, quello che è, in maniera tale da rendere la struttura assolutamente adeguata a un vestito fatto su misura, come accennavo poc'anzi, fatto su misura rispetto alle necessità dell'Umbria,
ma come dicevo deve essere anche attrattivo rispetto a quelle che sono le regioni limitrofe, ma soprattutto, come si diceva, si accennava anche ai professionisti che inevitabilmente mi auguro riusciremo a portare a casa più presto, perché oltre ai muri l'ospedale ha bisogno anche delle professionalità. Dicevo poc'anzi che abbiamo una buona sanità, ma la buona sanità che è riuscita a reggere una spinta di una pandemia, attenzione, non stiamo parlando di un'epidemia di raffreddore, stiamo parlando di un'epidemia, di una pandemia a livello internazionale, a livello mondiale. Quindi la buona sanità c'è, dobbiamo migliorarla per portarla fra le prime. E questo lo possiamo fare attraverso una pianificazione fatta su misura per l'Umbria, evitando le mobilità passive, evitando i doppioni e i triploni, ma efficientando e ammodernando e rendendo sempre più elastica quella che è la rete ospedaliera oltre a quella territoriale. Perché una delle prossime sfide, ma questo non lo dico io, lo dice il mondo, sarà avere una dotazione territoriale, una medicina territoriale, una sanità territoriale che riesca a rispondere a quella che è la maggioranza delle richieste. Sappiamo che il 20% dei pazienti consuma l'80% delle risorse, questi sono gli anziani, i cronici, i fragili. Quindi la gestione del territorio sarà fondamentale. Scusate, ma mi permetto di aggiungere solo una piccola considerazione per Antonini. Cioè, questo è tutto il lavoro che dobbiamo svolgere. Avete visto, abbiamo presentato il libro bianco della sanità che dà la fotografia della situazione della sanità regionale. L'esperienza maturata durante questo più di un anno che stiamo affrontando questa pandemia sarà un'esperienza di cui dovremo far tesoro per potenziare la sanità territoriale. Adesso abbiamo anche il nuovo direttore regionale della sanità che ha bisogno di avere il minimo tempo necessario, pur conoscendo fortunatamente anche una parte della sanità regionale, per poter riattivare tutta la macchina che è necessario attivare e quindi arrivare a definire il giusto modello per l'Umbria, tenendo conto di quella che è l'esperienza che abbiamo maturato sul campo e come noi, l'intero Paese, per far fronte anche ad un'emergenza come questa. La collega Fontini aggiunge una domanda che vi faccio io, che è se c'è una data in merito alla convenzione. No, sulla data della convenzione evidentemente sarà breve, ma era giusto, come è normale che sia, aspettare il nuovo direttore della sanità e dare il tempo di poterla non solo visionare e quindi condividerne, come è giusto, anche contenuti, per cui siamo sicuramente a buon punto perché ci abbiamo lavorato, ma evidentemente il minimo tempo necessario per poterla condividere con il nuovo direttore. Andiamo verso la chiusura, le ultime domande. Michele Nucci, La Nazione. Buongiorno a tutti. Dottore, semplicemente se ci forniva, se ce l'ha, i numeri delle prestazioni da recuperare e i tempi eventualmente. Prestazioni mediche, interventi chirurgici che sono ordinari, non li ha. No, ancora non ho fatto in tempo a recuperare e acquisire queste documentazioni, nel senso che praticamente oggi è stato giusto un discorso di prima conoscenza e comunque prossimamente provvederemo non solo a informarmi ma a potervi dare informazioni in tal senso. Grazie mille. Entrerà in servizio ufficialmente? Giovedì prossimo. Giovedì prossimo entrerà in servizio in maniera ufficiale. Gliela rifai la prossima settimana, Michele. E la Claudio Sebastiani, scusa Claudio, a te. Sì, buongiorno. Approfitto della Presidente e dell'Assessore per due brevi considerazioni. Vi aspettate domani che l'Umbria sia in giallo come fascia? E poi, Presidente, ieri lei aveva auspicato che il coprifuoco fosse spostato alle 23. Questa decisione non c'è stata, che cosa ne pensa? Ci sono varie reazioni su questo tema. Grazie. Allora, sicuramente i nostri numeri sono da zona gialla e credo che domani, nella consueta giornata in cui arrivano le ordinanze, ci saremo tra le regioni in fascia gialla.
Effettivamente non c'è stato questo accoglimento del spostamento del coprifuoco alle ore 23, come richiesto all'unanimità da tutte le regioni, così come altre richieste che avevamo condiviso in sede di conferenza delle regioni, e tra cui la questione relativa alla riapertura in presenza delle scuole, in particolare delle scuole superiori. Devo dire che è stata una sorpresa leggere da questo punto di vista anche il provvedimento approvato ieri in Consiglio dei Ministri. Vi posso anticipare che c'è la convocazione di una conferenza delle regioni per oggi proprio su queste situazioni, su questa questione. Grazie Presidente, se non c'è... Grazie. Cambiamo. Cosa? Ah, aveva chiuso. Dico